Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Ci sono cose che noi non sappiamo, ci sono cose che ci sfuggono, ci sono cose più grosse di noi. Evidentemente è così, perché quando una società, una dirigenza va a contattare uno dei migliori direttori sportivi che c'è nel panorama calcistico, e l'allenatore che è un dipendente alza la voce, perché quello che è successo ieri con Caressa, lo sproloquio di Caressa, il lecchinaggine di Caressa, che va a dire ai dirigenti e quindi alla società tramite mezzo stampa, TV, che lui non gradisce Giuntoli, perché in poche parole quello che si è visto, quello che si è capito ieri è soltanto questo, ci fa capire che c'è qualcosa di grosso, c'è qualcosa che noi non sappiamo, c'è qualcosa che noi non sappiamo. Cioè, io sono rimasto allibito, perché ripeto, a me mi fanno schifo i lecchinaggini tipo Sconcerti, tipo Balzarini, Giuliani. Io questa per me è una cosa schifosa. E aggiungiamo anche Caressa. E devo dire che però non riesco a capire cosa. Un segreto, un qualcosa che non lo so, perché ripeto, che potere ha l'unico lui potere che noi qui possiamo sapere è quello del contratto. Il contratto, e questo nessuno glielo toglie, ma andare in TV e screditare un eventuale acquisto, passaggio di Giuntoli alla Venus, mi spiazza completamente, mi spiazza. Io vedo la Juventus, non so che cazzo si è messo in testa, che cazzo ha fatto. Lì c'entra sicuramente Agnelli con le sue purtroppo manovre schifose. Non lo so ragazzi, mi suona tutto storto, mi suona tutto male, non riesco a capire, però le cose sono andate così, su questo non ci sono dubbi. Lui naturalmente fa questo perché sa che Giuntoli non è uno che può essere, diciamo, soggiogato da Allegri, non è uno che può essere messo, diciamo, con le spalle al muro da Allegri, tra virgolette. È uno che magari ha una sua filosofia, un'ottima filosofia, totalmente diversa da quella di Allegri. E ripeto, lui per screditare la società, questo non lo so che forza ha, non lo so che forza. Anche quello, anche le parole che usa contro Szczesny, perché ora poi uno se ci riflette bene, le stesse parole che usa contro Szczesny, che sono parole forti perché va sul personale, lo offende in maniera molto pesante, perché quando gli dici tu non sai l'italiano, quindi non sai neanche quello che cazzo dici, queste sono parole pesanti, queste sono offese pesanti, e dicendo questo lui sa che lo può dire, cioè lui sa che lo può dire. A questo punto ragazzi, io non lo so, io non so cosa pensare, non so quale forza abbia questo soggetto. Fatto sta che
Nonostante 2 anni di schifo, nonostante 2 anni dove non abbiamo visto nulla, nonostante lui si è sempre professato un risultatista e adesso invece va in conferenza dicendo: ah no, il risultato non bisogna soltanto guardare il risultato, ma anche la prestazione, dove cambia i suoi concetti in virtù di quello che succede. Si permette di dire come noi che non abbiamo vinto nulla, ci sono altre squadre. Lui, uno che addirittura cambia gli obiettivi della Juventus, che addirittura ora fa diventare un secondo posto come se fosse qualcosa di eccezionale, riducendo la Juventus a una mediocrità pazzesca. Nessuno che lo riprende, nessuno che gli dice nulla, fa tutto quello che vuole, come se ci fosse una carta scritta, un qualcosa, un segreto. Io state attenti perché se voi mi mettete i bastoni tra le ruote, io vi faccio saltare come un non lo so. Io sono allibito e senza parole, perché ieri veramente si è toccato il fondo. Ieri abbiamo toccato il fondo, ieri con questa dichiarazione di Caressa abbiamo toccato il fondo. Una società che viene screditata da un proprio dipendente, mai vista nella mia vita, mai vista, mai. E parliamo di società Juventus. Quindi io vedo, a questo punto non so cosa pensare e non so cosa dire. Una buona giornata e massicci incazzati fino alla fine, forza Juve.